infatti la Nato denuncia questa grave vicenda problematica delle gomme usate che non sono state ritirate ancora, è una questione che dura da ormai da diversi mesi, dalle officine, non sono state ritirate dai consorsi che sono adibiti a questo. Oggi questa assemblea provinciale, diciamo che i gommisti vogliono una attenzione dalle istituzioni da questo punto di vista, la Confartigianato già opererà in tal senso e credo ci sia pure anche una richiesta di un tavolo in prefettura. Sì, è proprio così, si tratta di PFU, pneumatici fuori uso, che oggi riempiono le officine dei nostri gommisti, chiaramente creando problemi seri di lavoro, tanto che alcuni di loro hanno deciso di fermare le attività, quindi costretti a chiudere. Noi cosa stiamo facendo come Confartigianato? Abbiamo raccolto diciamo, questa denuncia da parte dei gommisti di tutta la provincia di Brindisi, oggi erano qui una piccola parte, e abbiamo deciso di intraprendere delle azioni concrete per costringere i consorzi diciamo, delegati alla raccolta dei PFU, delle officine, ad intervenire. I contratti che loro sottoscrivono parlano di un ritiro ad una elevata regolarità, regolarità che in molti casi non c'è, regolarità del ritiro non c'è. Alcune officine da ottobre aspettano il ritiro da parte dei consorzi. Quindi abbiamo diciamo, problemi che intuiamo possano protrarsi anche sino a marzo. Quindi è un aggravarsi del problema che diciamo, abbiamo voluto portare all'attenzione anche dei comuni. Quindi per questo abbiamo scritto al sindaco di Brindisi, all'assessore dell'ambiente, che ha immediatamente dato la sua disponibilità a parlarne nei prossimi giorni. Per cui diciamo, immaginiamo anche che con diciamo, la sollecitazione dei sindaci e degli assessori dell'ambiente si possa coinvolgere la prefettura, perché immaginiamo che a giorni il problema possa esplodere e potremmo trovarci la città invasa dalle gomme usate. Quindi un problema ambientale non da poco. Diciamo, i gommisti diciamo, stanno facendo tutto il possibile, sono diciamo, hanno i magazzini pieni, però diciamo, è quasi compromessa l'attività di centinaia di lavoratori di queste officine, pertanto diciamo, l'impegno della Confartigianato a risolverlo. Oggi diciamo, si è anche data un'organizzazione alla categoria, quindi un direttivo, un presidente, e diciamo, nei prossimi giorni diciamo, sentiremo tutti gli altri, quelli che oggi non sono potuti venire per motivi di lavoro, e diciamo, diciamo, l'impegno continuerà sino alla soluzione che noi intendiamo raggiungere nel breve periodo. Ecco, una vicenda nel suo caso, no, che dura da diversi mesi, da 3 mesi e più, diciamo, ed è comune, ecco, dei 6 mesi ancora più. Quindi voglio dire, come presente che produciamo circa dai 300-400 PFU al mese. In media, io con la mia una piccola. Quindi c'è una quantità di una certa rilevanza. Cioè abbiamo l'impossibilità a lavorare e non può essere più accettata e sopportata, no? Come ha detto Rino Piscopelli prima, da una parte l'emergenza ambientale, ma è una vicenda che sta influenzando e parecchio la vostra attività, i servizi che appunto vengono. Che vengono è un problema che ha tutta l'Italia, è un problema che oggi si sta parlando tanto di ecologia. E vorremmo soltanto risolvere un minimo di quello che stiamo creando per i nostri giovani in futuro. Se teniamo presente che ogni nostra realtà in media paga intorno ai 3-4 mila euro all'anno al comune di Brindisi senza ricevere niente in contrario. Tenga presente che noi produciamo al massimo una busta di spazzatura ogni 15 giorni per pagare 4 mila euro l'anno di tari. 4 mila euro l'anno. E le gomme me le devo mangiare, signore, lascio a voi pensare. Ecco, quindi speriamo che nei prossimi giorni, sarà nominato un direttivo, nei prossimi giorni, no, si deve avere un incontro con le istituzioni. Se riusciamo ad averle, quello che stiamo ribadendo adesso sul giornale, lo ribadiremo con forza alle istituzioni che si presenteranno, che avranno la faccia di presentarsi. Cioè io purtroppo non ho più fiducia nemmeno nella politica e né chi mi rappresenta dopo averlo votato. Ecco, erano presenti all'assemblea diversi gommisti della provincia, no? Perché bisogna fare sinergia, perché è un problema, come detto, come accennato, non relativo solo a Brindisi ma a tutto il territorio. Sì, infatti non so.